Allora, Luca Napolitano, capitano di questa squadra che ha salvato sul finale il risultato, ma nel complesso la gara comunque della London è stata positiva, qualche tentennamento forse il primo tempo, ma mi sembra che nel complesso si può dire che la vittoria, anche se chiaramente con un finale brivido, è arrivata, no? Sì, e allora personalmente, come ho visto la partita, abbiamo giocato partite migliori. Sicuramente giocare dopo questa pausa è ovvio che abbiamo perso un po', diciamo, quel ritmo, quella brillantezza, però alla fine abbiamo vinto e quello che conta sono i 3 punti. Siamo stati bravissimi a livello caratteriale a reagire e a riprendere subito la partita, che ci vedeva in svantaggio per 1-0 a fine primo tempo, però devo dire che secondo me non è stata una bellissima partita da parte nostra, forse un po' troppo frettolosi nel concludere le azioni e abbiamo preso diverse ripartenze che potevamo benissimo evitare, però ci sono anche queste partite e quando si vince è ancora più importante, perché sono partite che danno tanto morale, ci danno tanto come consapevolezza. Ma loro sono stati bravi comunque nel complesso della gara. Mi hanno fatto una bellissima impressione, veramente una bella squadra. Hanno prestato dal primo all'ultimo minuto, sinceramente mi aspettavo un calo al secondo tempo, invece fino all'ultimo secondo hanno prestato, veramente una bella squadra organizzata ed esperienza, guidata da Del Sette, che conosciamo bene, che già conoscevo bene, infatti faccio i complimenti perché sta facendo veramente un bel lavoro. Sicuramente. Il finale di gara, appunto, col brivido, come ti sei sentito in quel momento che dovevi parare per forza la palla? Diciamo che per noi portieri c'è sempre questa, ci va sempre il pensiero, no? E dire sta finendo la partita e hai il tiro libero da parare, un rigore da parare. Sono emozioni, sono mille emozioni, perché hai un po' l'ansia, però hai anche un po' quella voglia di parare, di salvare un po' la situazione, no? Quindi diciamo, vabbè, oramai gioco da una vita, quindi mi sono preparato abbastanza in maniera tranquilla e ho provato a vedere fino all'ultimo dove andava la palla e è andata bene. Ce l'hai fatta. Sì. Sabato prossimo si va a Terracina, c'è un altro giocatore di grande esperienza lì in panchina, Marco Paresella, quindi altra gara sicuramente interessante. Sì, no? Sì, ho molti amici lì a Terracina e Marco Paresella lo conosciamo bene tutti. Sarà dura perché stanno facendo un grande campionato anche loro e sarà una bella partita. Poi giocare lì è tosta per tutti, ricordo che l'Heracles ha perso lì a Terracina, quindi questo fa capire già cosa vuol dire andare a Terracina a giocare. Però noi come sempre andiamo lì senza paura, con rispetto degli avversari e niente, e quindi ce ne andiamo a giocare quest'altra bella partita. Intanto mercoledì date fastidio anche alla ragazza di provare. Eh sì, e poi c'è la Coppa mercoledì, andiamo in maniera serena, ovviamente noi non scenderemo mai in campo diciamo senza avere la voglia di lottare e di giocare, quindi proviamo a giocarci la partita e come sempre, e vediamo quello che verrà, insomma. Bocca al lupo. Credo.